I news è presentato da Scene da un matrimonio, Special Wedding Day. Paura questa mattina in Viale Primo Maggio. Una cinquantenne fanese che stava andando al lavoro in bicicletta è stata investita da un'auto, una Fiat Panda guidata da una 62enne. Nonostante la donna del violento impatto abbia sfondato il parabrezza dell'auto, non sembrerebbe aver subito gravi lesioni. Sul posto i vigili urbani per i rilievi di legge e gli uomini del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. I carabinieri di Marotta hanno arrestato un gestraio nomade 27enne, CL le sue iniziali, che tentava di prelevare denaro da un bancomat appena rubato. Vittima del furto della tessera, un 42enne di San Costanzo, che ignaro di tutto, stava trascorrendo una serata in discoteca. L'uomo si è accorto solo dopo l'arrivo dei militari che lo hanno portato alla sua autovettura, che era stata forzata in precedenza dal nomade. Il centro-sinistra mette i punti fermi sulle primarie del 2 febbraio. I candidati saranno Massimo Seri di Noi Città, Samuele Mascarin di Sinistra Unita e Stefano Marchegiani del Partito Democratico. La cosa importante, hanno affermato i tre, è che la coalizione c'è e non è formata da una somma di biografie e di sigle. Tutti abbiamo raccolto questa sfida per metterci in gioco. Sul coinvolgimento di Giancarlo D'Anna hanno precisato: chi attende alla finestra non ci piace. Sette serate dolcissime, otto aspiranti pasticceri, aperitivi golosi, competizione e divertimento. Questi gli ingredienti di Chef in the City Cake Edition, l'iniziativa organizzata da Anteprima Web in programma a febbraio e marzo 2014 al Bon Bon, l'Altro Caffè e al Caffè Centrale di Fano. Sono aperte le iscrizioni per partecipare come sfidanti. Tra i requisiti, l'aver compiuto i 18 anni e non avere esperienza professionale nel settore. Informazioni e regolamento nella pagina Facebook e nel profilo Twitter di Chef in the City. I news è stato presentato da Scene da un matrimonio, Special Wedding Day.